¿Qué tal, amigos? Ancora una volta ci troviamo qui per continuare la nostra riflessione su Gesù nei Vangeli. Passiamo ora ad una nuova caratteristica di Gesù nei Vangeli ed è la caratteristica della misericordia. E San Luca ha molto da dirci su questo argomento. Cominciamo con una preghiera per affidare al Signore questo momento di riflessione che faremo insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, Tu che sei misericordioso e che ci hai insegnato la misericordia del Padre, aiutaci a conoscere la misericordia attraverso i gesti e le parole, attraverso i tuoi rapporti con gli altri, perché possiamo scoprire il Padre nella tua persona. E conoscendo di più il Padre attraverso di te, lo ameremo. Possiamo allora dare la nostra vita, il nostro essere, tutta la nostra esistenza, nel seguire il tuo Vangelo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, adesso continuiamo e parliamo del Gesù della misericordia. Così San Luca ci presenta Gesù. È vero che quando parliamo di una di queste caratteristiche di Gesù, non è che sia esclusiva di un Vangelo, ma ci sono Vangeli, come quello di San Luca, che è conosciuto come il Vangelo della misericordia. Ciò non significa che San Matteo, San Marco, San Giovanni non abbiano parlato di misericordia, ma questa è una caratteristica molto presente nel Vangelo di San Luca. Possiamo pensare che la misericordia è, diciamo, come una caratteristica peculiare di Gesù in questo Vangelo. E bisognerebbe essere molto concreti, perché a volte il tema della misericordia suona così astratto. Gesù ha avuto misericordia, Gesù ha espresso misericordia, Gesù ha vissuto la misericordia. E potremmo parlare, in particolare, in relazione a tre gruppi di persone, ai poveri, ai peccatori e alle donne. Anche se non solo l'ha vissuta con loro, ma noi vediamo Gesù e i poveri. E il Gesù di San Luca ha compassione per i poveri e i bisognosi. Vediamo Gesù nel Vangelo di San Luca sempre vicino ai più poveri, soprattutto preoccupato per i più bisognosi. Inoltre, spicca molto il Vangelo di San Luca, la povertà di alcuni personaggi che vivono in cerca di Dio. Per esempio, nel secondo capitolo, versetto 24, ci dice che Giuseppe e Maria erano poveri, avevano da offrire una coppia di tortore e due piccioni, che era l'offerta dei poveri per riscattare il loro figlio quando fu presentato al Tempio. E già questo ci parla allora di questa caratteristica che San Luca sottolinea, la povertà dei genitori di Gesù. Maria afferma anche la povertà e l'umiltà quando in quel cantico, capitolo 1, versetto 52, dichiara: la mia anima proclama la grandezza del Signore, il mio spirito si rallegra in Dio, mio Salvatore, perché si è accorto della piccolezza, dell'umiltà della sua schiava. Vale a dire, sono a loro che Gesù si rivolge particolarmente, dirige la sua azione, ai poveri, ai diseredati, agli emarginati, agli esclusi, come dice Papa Francesco, a chi è scartato dalla società. Gli angeli si rivolgono ai poveri. Dobbiamo ricordare, quando nasce Gesù, a chi si rivolgono per primo gli angeli? Ai pastori, che sono i primi destinatari del messaggio. San Matteo presenterà i magi venuti dall'Oriente come destinatari
Però San Luca parla de los pastores, del messaggio, ma San Luca parla dei pastori che sono rappresentanti di Israele, soprattutto della parte più semplice e povera di Israele, i pastori che hanno avuto certamente in quel momento, in quelle circostanze, come gli scartati dalla società, gli esclusi. Forse abbiamo idealizzato troppo i pastori. Con il nostro immaginario, quando mettiamo un presepe, mettiamo i pastori vestiti magnificamente, di solito in modo molto romantico, perché la verità è che a volte si pensava che i pastori fossero ladri, a volte erano considerati ignoranti, erano disprezzati. Bene, è a loro che si rivolge il primo messaggio della nascita di Gesù. A loro gli angeli annunciano che il Salvatore è nato. E Gesù certamente predica ai poveri. Gesù stesso nella sua vita e nei suoi atteggiamenti è povero. Sappiamo per esempio quando Gesù dice che le volpi hanno tane e gli uccelli del cielo sono uniti insieme, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, non era un'espressione poetica, era reale. Gesù non aveva niente, Gesù era povero, con una povertà che lo ha portato a mostrare solidarietà con coloro che aveva al suo fianco, coloro con i quali viveva quotidianamente, a coloro ai quali predicava il messaggio del Vangelo. Ecco perché ha detto che Gesù predica ai poveri in modo preferenziale. I poveri lasciano tutto e diventano poveri per seguire Gesù. Dobbiamo ricordare quando Gesù chiamò i suoi primi discepoli, che hanno lasciato tutto e lo seguirono, dice nel capitolo 5, versetto 11. C'è un chiaro riferimento a questa rinuncia per il bene del Regno dei Cieli. Beh, stiamo parlando molto della povertà. È proprio ai poveri che Gesù manifesta la misericordia del Padre, la tenerezza che il Padre ha per gli uomini è manifestata da Gesù a quelli che sono diseredati, esclusi, scartati, i meno abbienti. Sì, sono loro, ai poveri ai quali Gesù manifesta la misericordia del Padre. Dobbiamo ricordare che la parola misericordia deriva da due parole latine: misere, misere, povertà e cordis. Che cosa significa? L'esperienza del cuore. Misericordia significa, nel linguaggio dell'Antico Testamento, sentire dal profondo del nostro essere il dolore, la sofferenza degli altri. Il sentire misericordia, l'esperienza della misericordia. Per esempio, ricordiate quando il padre nella parabola del figlio al prodigo vide il figlio al prodigo tornare. Il testo dice che le sue viscere erano commosse. E questa è un'espressione molto ebraica per dire che ha avuto misericordia di quel figlio che se n'era andato e ora stava tornando. Le sue viscere si agitano perché sente la gioia del figlio che è tornato. Bene, questa è la seconda parte. Gesù ha misericordia dei poveri, ma anche dei peccatori. Gesù ha misericordia dei peccatori, mostra misericordia da parte del Padre, perché i peccatori sono i prediletti di Gesù. E questo non è un invito per noi ad essere peccatori, perché di fatto lo siamo già. Piuttosto è un invito a riconoscerci come destinatari di questa misericordia che viene da Dio. Gesù appare come l'amico dei pubblicani e dei peccatori, come era conosciuto. Ricordate che Gesù fu accusato di essere amico dei pubblicani e dei peccatori. Purtroppo quelli che erano capi di Israele non riconobbero in lui il Messia di Dio. E come lo chiamano? Questi è un ghiottone e un ubriacone, amico dei pubblicani e dei peccatori, dice San Luca nel capitolo 7, versetto 34.
Ebbene, in effetti Gesù viveva insieme con i pubblicani. Chi sono i pubblicani? Quelli che sono stati considerati peccatori da tutti, perché collaboravano con il governo di Roma. E Gesù veniva da loro. Non si ferma a vivere con il loro peccato, ma piuttosto a tirarli fuori da lì. Ebbene, ecco il caso che abbiamo conosciuto di Zaccheo, ma anche di San Matteo, che era un pubblicano, e che Gesù chiamò come suo seguace. Gesù dunque vive con i pubblicani, ma vive anche con i peccatori. A questo proposito, ci viene in mente come Gesù abbia pietà della donna peccatrice, che gli viene presentata in flagrante adulterio, che Gesù difende non perché è una peccatrice, ma perché erano tutti peccatori e volevano condannarla arbitrariamente. A volte possiamo assumere questo atteggiamento, l'atteggiamento di essere spietati giudici degli altri, e che Gesù ci chiede misericordia davanti al peccatore. Gesù ebbe misericordia, ha pietà del peccatore, soprattutto del peccatore pentito. Il Vangelo di San Luca ci dice allora che Gesù ha intenzione di avvicinarsi a coloro che sperimentano una situazione di peccato, una situazione di limitazione. Vuole sperimentare il male nel tuo corpo, ma non parla del male, non parla del male come malattia, ma dell'azione del male, dell'azione di Satana, perché Gesù ha misericordia. I peccatori sono i privilegiati del Signore, perché come quando un bambino è malato, se uno ha diversi figli e ne ha uno malato, presterà particolare attenzione a quello, e non è che disprezzi gli altri, ma ha bisogno di un'attenzione speciale. Dio presta particolare attenzione ai peccatori perché vuole salvarli, perché vuole liberarli, ed è così che agisce Gesù. Questo è il modo in cui agisce la misericordia del Padre che Gesù esprime, lo vediamo chiaramente. Lui è l'amico dei peccatori, senza essere complice. Certo, Gesù non diventa complice dei peccatori perché vive con loro. Gesù non dice loro, va bene, continuate a peccare, va bene. No. Gesù li invita a non peccare più. Va e non peccare più. È l'invito ripetuto di Gesù proprio perché lui viene a liberarli. Il cielo viene a salvare se viene ad esprimersi la misericordia del Padre, perché ora vi invita a mettere da parte quella vita di peccato. Gesù dice che i peccatori sono quelli che hanno più bisogno del medico, non quelli sani. Ce n'è uno in particolare, la sezione del Vangelo di San Luca, che ci parla della misericordia, capitolo 15 del Vangelo di San Luca, non dimenticatela e leggetela, perché ha tre parabole molto belle. Le parabole della misericordia, proprio che parlano della misericordia che il Padre ha con i peccatori, e la parabola della moneta perduta. La parabola della pecora smarrita, la parabola del figlio smarrito, se seguiamo questa logica. Abbiamo anche chiamato questa terza parabola la parabola del figlio al prodigo. Ma in realtà tutte e tre le parabole portano nella stessa realtà. Che gioia prova la donna che ha perso una moneta e poi, dopo averla cercata con attenzione, diligenza, la ritrova. E Gesù dice così: ci sarà una grande gioia in cielo per un peccatore che si pente. E Gesù parla anche nella parabola della pecorella smarrita del pastore, il quale, avendo smarrito una pecora, danza, cerca finché non la trova, e dopo averla trovata l'abbraccia, la porta sulle spalle e la porta sulle spalle e la riporta all'ovile, e poi fa festa con i suoi amici. Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la pecora che si era smarrita. E poi Gesù ci racconta la parabola del figlio prodigo, il padre che ha due figli. Uno di loro chiede una parte dell'eredità che gli spetta e il padre gliela dà, anche se questo è stato un affronto al padre, perché l'eredità doveva essere divisa quando il padre era morto. Il padre gli dà la parte dell'eredità che sceglie. Lui la chiede e se ne va, sperpera i suoi beni, ma poi ritorna pentito e il padre lo accoglie e lo abbraccia, lo bacia. La misericordia di Dio
manifestata in questi gesti che Gesù ci racconta in quella parabola. Per questo vi invito a tenere ben presente questa caratteristica di Gesù e che ci sentiamo fiduciosi di ricorrere alla misericordia del Padre, manifestata nel suo Figlio Gesù Cristo. Gesù è misericordioso. Dobbiamo rivolgerci a Lui, soprattutto quando ci sentiamo nel peccato, quando ci sentiamo limitati. Teniamo la mente per poter vivere con fiducia, riponendo la nostra fede e la nostra speranza nella misericordia del Signore. La misericordia di Gesù con i poveri e con i peccatori sono due degli aspetti che compaiono nel Vangelo di San Luca, ma c'è un aspetto fondamentale che non dobbiamo dimenticare: la misericordia che Gesù aveva per le donne, donne che nella cultura in generale dell'antico Medio Oriente erano disprezzate, erano squalificate e sottovalutate. Nel Vangelo di San Luca appare Gesù come chi ha pietà delle donne, che ha a che fare con le donne, tratta con le donne, vive con le donne. L'Evangelista San Luca ci mostrerà Gesù sempre vicino alle donne. Il Vangelo di San Luca sottolinea il ruolo della donna nella storia della salvezza. Il Vangelo di San Luca presenta Maria come la protagonista fondamentale della storia della salvezza. Ricordiamo che la visita dell'angelo Gabriele a Maria era fatta per annunciarle che sarà la madre del Salvatore, che sarà la madre del Signore. È importante quindi tenere presente Maria, che è la donna per antonomasia. Maria è la donna che appare come protagonista fondamentale della storia della salvezza, della storia della nostra salvezza. È il sì di Maria che lo rende possibile. Lascia che il Verbo si faccia carne, che Dio sia fatto uomo. Per questo non dobbiamo dimenticare la misericordia di Gesù verso le donne, sottolineata in modo particolare nel Vangelo di San Luca. Bisognerà anche tenere conto, ad esempio, del ruolo di Elisabetta, parente di Gesù, parente di Maria. Dovete ricordarvelo, Maria si mette in cammino in fretta per servire a Elisabetta. Anche Elisabetta stava aspettando un figlio, così fu annunciato a Maria. Maria riceve l'annuncio dell'angelo e, come prova che nulla è impossibile a Dio, le dice chiaramente l'angelo: c'è la tua parente Elisabetta, quella che chiamavano sterile. Sta aspettando un bambino ed è già al sesto mese. Allora Maria si affrettò ad andarsene e incontrò Elisabetta. Anche Elisabetta ha un ruolo protagonista del Vangelo di San Luca. Maria, Elisabetta. Elisabetta saluta Maria. Da dove viene a me la madre del mio Signore a vedermi? Le donne sono protagonista della storia di salvezza raccontata da San Luca. Poi ci ricordiamo di un'altra donna che appare nel Vangelo. È Anna, la figlia di Fanuel, della tribù di Aser. Il Vangelo di San Luca dice che Anna stava aspettando la liberazione di Israele quando Gesù fu presentato come bambino tra le braccia di sua madre e tra le braccia di suo padre Giuseppe.
Ana si avvicina al bambino. Al bambino. Ana, un'altra donna, un'altra protagonista della storia della salvezza. E ci sono altre donne che appaiono come protagoniste della storia della salvezza. Maria Maddalena, chi può negarlo? Ha un ruolo fondamentale nel Vangelo di San Luca e l'Evangelista Luca manifesta evidentemente la misericordia che Dio ha avuto verso Maria Maddalena, conosciuta appunto come la donna peccatrice che è stata perdonata. Da peccatrice perdonata, la donna perdonata, Maria Maddalena che sperimenta la misericordia del Signore in un modo davvero unico. Alcuni hanno speso fiumi di inchiostro cercando di presentare una relazione impropria tra Maria Maddalena e Gesù. Si stancano di scrivere ciò che non esisteva, perché certamente il rapporto di Gesù e Maria Maddalena era un rapporto molto pulito, il rapporto di un maestro con il suo discepolo, perché va detto che San Luca presenta le donne come discepole di Gesù. Non arriva a chiamarle così, ma le presenta in modo tale come discepole privilegiate del Maestro, discepole privilegiate di Gesù. E cosa dobbiamo pensare, per esempio, di quella bella scena di Marta e Maria che accolgono Gesù nella loro casa, narrata anche dall'Evangelista San Luca? Marta e Maria, due sorelle che hanno a cuore il Signore, che a Betania gli aprono le porte della loro casa perché Gesù possa riposare. E ricordiamo la scena: Marta si occupava di varie faccende, si occupava del Maestro, e Maria si sedette ai piedi di Gesù per ascoltare le sue parole. Marta andava avanti e indietro con varie faccende finché divenne disperata e disse a Gesù: Maestro, di a mia sorella di aiutarmi, mi ha lasciato sola con tutte le faccende domestiche. E allora Gesù le dice: Marta, Marta, molte cose ti preoccupano e ti inquietano, ma una sola è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore e nessuno gliela toglierà. Marta e Maria appaiono qui come il prototipo del discepolo. Non si tratta di contrapporre gli atteggiamenti di Marta e Maria. Chi dovremmo essere? Marta o Maria? Chi dovremmo essere? Marta al servizio e Maria nella contemplazione. Non è che sia brutto essere come Marta, servizievole, diligente nel servizio, o che sia meglio essere Maria, contemplativa. La realtà è che dobbiamo mettere insieme entrambi gli atteggiamenti. Il comportamento di Marta e Maria come buoni cristiani deve essere unito. Loro sono prototipi di discepole e noi siamo chiamati come discepoli a unire questi due atteggiamenti: essere Marta nel servizio e essere Maria nella contemplazione. Marta e Maria. Dobbiamo essere Marta e Maria nel servizio e nella contemplazione dei misteri di Dio. E naturalmente, chi meglio di Gesù sapeva in quale modo bilanciare questi due atteggiamenti, queste due posizioni, essere Marta ed essere Maria, perché Gesù lo era, impegnato nell'azione di contemplazione. Gesù ha vissuto questi due atteggiamenti che noi dobbiamo incarnare nella nostra vita, che dobbiamo incarnare nella nostra vita cristiana, nella nostra vita quotidiana. Vi invito dunque a che cosa? Apprezziamo questo atteggiamento di Gesù di essere misericordiosi con i poveri, con i peccatori, di essere misericordiosi con le donne. Questa misericordia che l'Evangelista ci mostra è la misericordia di Dio Padre, è la misericordia che tutti dobbiamo avere, e in quei momenti dobbiamo tenere presente ciò che è particolarmente importante. Il Santo Padre ci ha invitato a tener conto del ruolo fondamentale che le donne devono svolgere e che svolgono nella Chiesa, ma il Papa ci invita ad avere sempre più donne nei luoghi dove si prendono le decisioni, perché con la loro sensibilità, con le loro caratteristiche
peculiare. Le donne contribuiscono tanto alla vita della Chiesa e dobbiamo quindi approfittare della ricchezza, della sensibilità femminile che tanto contribuisce alla crescita e allo sviluppo della vita della Chiesa. Ecco perché questo ruolo fondamentale, questa caratteristica di Gesù, la misericordia verso le donne, va tenuta presente nella nostra vita, perché anche noi possiamo avere quell'atteggiamento di accoglienza, quell'atteggiamento inclusivo come aveva Gesù.